Amici, buongiorno, ben svegliati e bentornati anche oggi all'oroscopo in pigiama. Allora, oggi è giovedì 1 di ottobre, con la luna nel segno del toro, che è uno che quando si incazza il toro si incazza parecchio. E oggi vorrei anticipare il venerdì sfacciato, che eccezionalmente diventerà giovedì sfacciato, solo per questa volta, perché domani voglio trattare un tema che per me è molto importante, ma un tema serio, non sarà sfacciato. E quindi oggi per il giovedì sfacciato parliamo di un argomento particolarmente spinoso, cioè le multe. Le multe che sono quelle cose che ci fanno così incazzare che quando le prendiamo saremmo pronti ad andare a contestarle anche davanti alla corte marziale. Poi però alla fine, scemata un po' l'incazzatura, con l'orecchie basse andiamo a pagarle alla posta e c'è anche il tizio dello sportello che ci guarda e scuote la testa così che tipo fa per farci la ramanzina. Quindi vediamo che multa prenderemmo secondo l'oroscopo di oggi e quanto sarebbe salata. Allora, il Capricorno prende una multa per atti osceni in luogo pubblico, però ne va fiero, quindi quando va a pagarla alle poste al suddetto signore di prima si fa pure bello. L'Ariete invece viene irrimediabilmente multato dai colleghi perché cerca di corrompere il capo con delle moine e fargli dimenticare che in realtà lui non ha proprio per niente finito il lavoro che doveva consegnare. Lo Scorpione prende una multa salatissimissima perché è troppo tempo che rompe le palle. Lo Scorpione e che ha le sopracciglia incazzate all'ingiù tipo Hulk. Il Toro invece viene multato per il troppo buon umore di oggi che lo fa zompettare e canticchiare tipo Ned Flanders dei Simpson e quindi per penitenza il Toro oggi deve pagare a tutti il caffè corretto. L'acquario, all'acquario gli arriva la cartella di Equitalia, quella per le risposte acide indipendentemente dalle domande e quindi verrà costretto ad una settimana di pubblica gentilezza forzata. La Vergine viene sgridata, bacchettata e multata per palpeggiamenti selvaggi e senza il permesso della persona palpeggiata. Però, cioè, ragazzi, al vostro buon cuore, perché la Vergine in questo momento non si può trattenere, quindi è inutile multarla. I pesci vengono multati per eccesso di pigrizia, ma visto che se ne strafottono della multa, ne faranno un aeroplanino e ve lo lanciano, così vi incazzate doppiamente. I Gemelli, se li multate per qualsiasi motivo, vi attaccano una filippica super polemica e la multa alla fine gliela toglierete e avrete pure mal di testa. E tanto, cioè, oggi i gemelli praticamente cercano di sopravvivere uccidendo voi con le loro parole. Occhio. Il leone invece prende la multa sull'autobus perché ha rincorso il suo amore per l'ultimo bacio prima dell'inizio della giornata, ma non aveva il biglietto, cioè questo controllore è proprio senza cuore. Il cancro viene multato per abusivismo di risposte senza senso, però ovviamente può avvalersi della facoltà di non rispondere. La bilancia si becca l'autovelox perché ha un eccesso di velocità di pensiero, ma anche di azione, però ovviamente quando voi la multate lei è già andata via. Infine, il sagittario è in divieto di sosta, però il Sagittario sta aspettando un bacio e quindi da lì non si muove manco con la multa. Ragazzi, che multa prendereste secondo voi oggi? Io vi auguro di non prenderne manco una e noi ci vediamo domani col prossimo oroscopo in pigiama. Ciao!